Benvenuti ad una nuova edizione con TG10.it. Diamo lettura delle notizie di oggi, mercoledì 21 ottobre 2015. Si è svolta stamane una protesta dei genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di fronte al Palazzo di Città in merito alle ultime disposizioni in materia di accorpamento dello stesso istituto con l'Istituto Nicholas Green. Maggiori dettagli potranno essere seguiti durante l'edizione del TG10 delle 14. Interventi urgenti e programmazione a medio termine. Questa è la duplice traiettoria chiesta dall'amministrazione comunale di Gela alla Commissione Territorio ed Ambiente dell'ARS per rendere il porto rifugio funzionante e funzionale. Il dragaggio urgente con un'ordinanza di protezione civile è la priorità. Per favorire la celerità burocratica, la giunta messinese potrebbe deliberare a breve la richiesta di mutare per la sola area del porto rifugio sulla base delle risultanze delle caratterizzazioni statiche la denominazione da sito di interesse nazionale a sito di interesse regionale, così come è avvenuto per il porto di Salerno. L'amministrazione comunale, facendo seguito all'atto di indirizzo votato in consiglio comunale, ha già sottolineato nel processo di dialogo instaurato con ENI la volontà di usare un'anticipazione degli oneri di compensazione che l'azienda deve al territorio per il dragaggio del porto di Foggia, come da progetto del Cenio Civile funzionale per gli interventi futuri, dando ristoro immediato a tutti gli operatori ed in modo particolare a quelli che garantiscono le operazioni di messa in sicurezza in mare. È previsto per domani, giovedì 21 ottobre 2015, il Consiglio Comunale di Niscemi per votare la delibera relativa all'adesione o meno della città di Niscemi all'area metropolitana di Catania. Il movimento, i comitati di adesione e le associazioni di Niscemi e Gela che continuano la loro campagna di informazione e adesione all'area metropolitana di Catania. Passaggio della campana al Kiwanis Club di Gela tra il presidente uscente Antonio Caglià ed Emanuele Salavia, presso la splendida cornice dell'hotel Villa Peretti, dove è stata allestita per l'occasione una mostra fotografica su Gela, dal dopoguerra ad oggi curata dal collezionista Franco Pardo. Per l'anno sociale 2015-2016, il Kiwanis Club Gela impegnerà la sua attenzione sui bambini. Il programma in progetto dona un sorriso con la collaborazione di specialisti gelesi del settore. Il progetto prevede di fornire cure odontoiatriche gratuite a ragazzi appartenenti a famiglie indigenti del territorio. Il Kiwanis Club Gela propone inoltre per questo nuovo anno sociale l'attività di valorizzazione del territorio in collaborazione con il Museo Archeologico di Gela e attività culturali in collaborazione con le realtà associative locali. Bene, questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è rinviato alle 14 per la prima edizione del TG10 oppure sul nostro sito www.tg10.it. Grazie per l'attenzione e alle prossime edizioni.